Partiti bene. Forse per la prima volta quest'anno la squadra è partita in avanti con la linea alta come proviamo sempre in allenamento. Abbiamo creato delle situazioni interessanti, abbiamo spinto, abbiamo fatto tantissimi cross, soprattutto con Zortea, ma anche con Migliore un paio di volte. Poi un po' perché Nadir ha perso un po' di lucidità, è andato un po' in affanno perché comunque ha fatto tante sgroppate, tanti uno contro uno. È da poco che comunque sta giocando con continuità, comunque è un ragazzo giovane, e ha dovuto un attimino rifiatare. E da un po', da un altro lato, invece, quella situazione in cui il Venezia è venuto via, su quel cross, no? Quella palla che è passata, quella mezza occasione, ci ha fatto subito impaurire. E da lì abbiamo smesso di giocare con quella comunque serenità e tranquillità. E questo fa capire quanto sia difficile il momento sotto l'aspetto psicologico, però dite ai ragazzi che noi dobbiamo. L'importante è che ci sia questo spirito, questa disponibilità che ho sempre ritrovato in questi ragazzi e che piano piano ne veniamo fuori. Adesso abbiamo davanti a noi una montagna da scalare e la montagna si scala un gradino alla volta. L'importante è che ci sia questo spirito perché con un uomo in meno abbiamo voluto fortemente il risultato e non abbiamo mai disdegnato comunque di attaccare. Con un uomo in meno abbiamo avuto una grandissima occasione con Balzania, sullo 0-0 al primo tempo una grande occasione con Palombi, a tu per tu con Portiere. Ha fatto una grande uscita bassa. Abbiamo concesso delle situazioni più da tiri da fuori che su palle inattive, quindi siamo stati bravi anche nel non concedere grandi cose. E per rispondere anche a Ivan, sono sicuro che questa squadra piano piano riuscirà a mantenere questa aggressività, questa linea abbastanza alta, partita dopo partita, sempre per più minuti. Quando si vivono i momenti negativi, no? Come si dice, al peggio non c'è mai fine. È chiaro, nel momento in cui ti manca Gazzi, fai un cambio forzato con Ceravolo, si fa male Ravaglia, hai comunque un cambio, sei con un uomo in meno, in una situazione dove molto probabilmente c'era un fallo prima su Migliore, se non vado errato, comunque sul nostro, no, su Ravanelli forse. Su Balzanini, esatto. Però detto questo, naturalmente non mi interessa parlare degli aspetti arbitrali, proprio per farti capire a volte le negative, prendi l'espulsione e mancava mezz'ora. Quindi, sinceramente, con un uomo in meno, come ho detto prima, abbiamo rischiato veramente il giusto e ci siamo sempre proposti. Quindi da qua dobbiamo ripartire. Archiviare velocemente questa partita, prendere di buono tante cose, sappiamo c'è ancora da lavorare tanto e prepararci al meglio per la gara di Entella, di Chiavari. E Ceravolo e Ravaglia, come sono le loro Ravaglia condizioni? è andato in ospedale per un controllo, ma non dovrebbe essere niente di grave, solo una gran botta alla testa. Ceravolo, vediamo in settimana, ha sentito un leggero fastidio all'adduttore, precauzionalmente per esperienza ha preferito naturalmente non forzare e chiesto il cambio. Sì, sono contento che sia arrivato perché innanzitutto è sceso di categoria con grandissima qualità, pur essendo comunque un ragazzo giovanissimo, nel 2000, però comunque stava in A con Napoli, l'ho sentito, veramente carico, mi permette di poter giostrare su vari sistemi di gioco perché comunque al di là della qualità incredibile che ha, ma soprattutto perché può fare due o tre ruoli. Questo per me è importante, avere in squadra giocatori duttili che ti permettano di magari partire con un sistema di gioco e cambiarlo a partita in corso. Beh, è normale che adesso dobbiamo essere noi bravi a trascinare i nostri tifosi, perché se in campo fai vedere determinate cose la gente ti viene dietro. È indubbio che nel momento in cui abbiamo iniziato poi a sbagliare anche delle cose molto semplici. E giustamente la gente si nervosisce e noi dobbiamo accettarlo e far tesoro, ma soprattutto ci deve rendere più forti perché sono sicuro che ce li riporteremo tutti dalla nostra parte. Questo problema l'abbiamo avuto sempre dall'inizio, nel senso che noi più di due gol non l'abbiamo mai fatti. L'anno scorso nel finale, bene o male, 3 gol a Livorno, 3 gol a Carpi, a Cittadella, 2 gol a Carpi, bene o male la squadra nel finale l'anno scorso ha iniziato a segnare con una certa regolarità. E ti ripeto, l'importante è che adesso recuperiamo al meglio tutti i calciatori sotto l'aspetto fisico e soprattutto mentale, perché adesso per gli attaccanti è una questione solo ed esclusivamente mentale. Sono stato attaccante,
ci sono momenti dove fai gol, ti giri, la prendi di schiena, di culo, scusate il termine, e la palla va dentro. E ci sono momenti in cui sai che se tiri sbagli, perché purtroppo la mente umana è questa e gli attaccanti vivono di queste cose qua, purtroppo. Non sono partiti subito come tutti noi e come anche loro avrebbero voluto, e di conseguenza è diventato tutto complicato.